Viro delle corse l'aveva preso in Ferrari, ovviamente quello non si perde più, e Lamborghini all'inizio voleva correre. Mi ricordo che quando sono entrati in Lamborghini, a un certo punto ho accettato l'offerta di De Tomaso e lì è stata una bella esperienza. Ho fatto Formula 2, Formula 1, poi De Tomaso è stato acquisito dalla Ford, hanno che lì si smettono, ho detto qui devo farlo da solo, così almeno se non farò le corse sarà perché sono io non decidere di non farlo. Nel garage dietro casa non pagavo l'affitto e ho cominciato con una vetturetta prima che era iper artigianale, poi qualcosa di un po' meglio. Continuando ad imparare anche attraverso le sconfitte, e da imparare c'è sempre tanto di più perché è cambiato anche il mondo. Nella prima fase della mia attività c'era una sorta di evoluzione lineare, insomma, se guardavi indietro cosa era capitato negli ultimi 5 anni, potevi anche immaginare che cosa ti potevi aspettare nel futuro. Ha cominciato a cambiare verso la fine degli anni 90. La diffusione dei computer che hanno aumentato la capacità di calcolo, la capacità di conservare dati, la capacità di trasmetterli anche attraverso internet. Ha cambiato il mondo e adesso è tutto, i cambiamenti sono esponenziali, non c'è più nessuna linearità. Quello che era una certezza 5 anni fa, adesso c'è la certezza che è un dubbio, ma è difficile immaginare quello che sarà il dopodomani. E quindi è in un certo senso più complesso, in un certo senso anche più esaltante. Insomma, c'è sempre il piacere tutti i giorni di renderti conto che quello che ti sembrava una certezza non l'è più. Di renderti conto che o ti reinventi o ti circondi di persone che sono capaci di reinventarti, se no questo mondo non lo reggi. E poi capita che una volta all'anno noi qui a Varanna abbiamo un'iniezione di entusiasmo. C'era l'altro giorno qui il Formula Sai dove c'erano 2.800 giovani. L'entusiasmo, la passione, la curiosità di questi ragazzi ti fa vedere che, insomma, basta lasciarli un pochettino volare, stare attenti che gli sbagli non li facciano nell'area della sicurezza, e allora poi diventa tutto più facile. Ho sempre avuto voglia di tornare un pochettino, anche non dico alle origini, ma al periodo Lamborghini, a fare delle vetture di strada, però c'era sempre qualche programma più importante che non aveva priorità, insomma. L'ho rincorsa per almeno 15 anni che cerco di farla. Però qualche anno fa ho detto, ormai o la faccio adesso, mai più, insomma, e sarebbe stata una bella cosa per noi trovare un'attività in cui il mercato dipendesse da noi, in cui fossimo noi a cercare chi compra la vettura. Il grande vantaggio che noi abbiamo avuto è che cominciamo a capire meglio quanto è complessa l'automobile di tutti i giorni, l'automobile stradale, quanto è più complessa di un'automobile da competizione, e allora ci viene sempre più la voglia di capirne di più. E arrivo a dire, è un momento proprio di grande fertilità per noi, insomma, aumentiamo le nostre conoscenze ogni giorno di più. È un mondo nuovo, questa collaborazione con Bosch ci ha fatto fare un salto di qualità incredibile, e nello stesso tempo abbiamo riscoperto anche la forza del nostro territorio, che ci ha permesso di trovare nel nostro territorio dei costruttori di componentistica, dei costruttori di software che nemmeno sapevamo che ci fossero. In un certo senso è una riscoperta che qui il nostro territorio, che adesso finalmente abbiamo chiamato col suo nome, la Motor Valley, è florida e robustissima, l'ha sempre stato.